Smile and Learn. Ciao amici, oggi impareremo cos'è il clima ed i vari tipi che esistono sul nostro pianeta. Il clima ed il tempo atmosferico sono strettamente legati tra di loro, ma sono concetti differenti. Tu la sai la differenza? Il tempo è la situazione atmosferica che si manifesta in un momento concreto e in un luogo determinato. Guarda fuori dalla finestra. Che tempo fa in questo momento? Freddo o caldo? Sta piovendo? È nuvoloso o c'è vento? Molto bene, stai osservando il tempo atmosferico. Invece il clima è l'insieme delle condizioni atmosferiche che si presentano in un luogo per un tempo prolungato. Per esempio, nei boschi dell'America centrale predomina il clima tropicale, visto che sono luoghi caldi ed umidi, con piogge abbondanti durante l'estate. I fattori che influenzano il clima sono la latitudine, l'altitudine, i rilievi, la vicinanza al mare o le correnti marine. Questi fattori fanno sì che gli elementi che costituiscono il clima, temperatura, precipitazioni, umidità, pressione o venti, varino da un luogo ad un altro. Sapevi che esistono diversi tipi di clima sulla Terra? C'è una grande varietà ed ognuno ha le proprie caratteristiche. Possiamo dividerli in clima caldi, temperati e freddi. Conosciamone alcuni. Il clima equatoriale, il clima tropicale ed il clima desertico sono tipi di clima caldi. Il clima equatoriale si trova nei paesi vicini all'equatore. Si caratterizza per essere caldo ed umido a causa delle precipitazioni abbondanti. Le temperature sono miti ed oscillano intorno ai 25 gradi. Il clima tropicale è caratteristico delle zone situate tra i tropici. È caldo, umido e molto piovoso in estate. Il clima desertico si trova in posti come il deserto del Sahara, il deserto arabico, nel sud-ovest degli Stati Uniti o in gran parte dell'Australia. Si caratterizza per essere molto caldo e secco. Le precipitazioni sono molto scarse. Il clima mediterraneo, il clima oceanico ed il clima continentale sono tipi di clima temperati. Il clima mediterraneo è proprio della costa mediterranea e di alcune zone al suo interno. Le temperature sono elevate in estate e miti in inverno. Le precipitazioni non sono abbondanti. Nei mesi estivi piove molto poco. Il clima oceanico è caratteristico delle zone vicine all'Oceano Atlantico e dell'Europa centrale. Le temperature in estate sono miti. Le precipitazioni sono abbondanti e si verificano durante tutte le stagioni. Il clima continentale è caratteristico delle zone dell'est dell'Europa. Le temperature sono alte in estate e molto basse in inverno. Le precipitazioni si concentrano in estate. Il clima polare ed il clima di alta montagna sono tipi di clima freddi. Il clima polare si trova in luoghi come il Nord Europa, il Nord America, la Russia o il Polo Nord. Si caratterizza per essere il più freddo della Terra. Le temperature oscillano tra i meno 50 gradi in inverno ed i 10 gradi in estate. Le precipitazioni sono scarse. Il clima di alta montagna si trova sulle cime più alte delle montagne. Le temperature sono molto basse in inverno e moderate in estate. Le precipitazioni sono abbondanti. Negli ultimi secoli il clima della Terra è cambiato come conseguenza del surriscaldamento globale, ovvero dell'aumento della temperatura del pianeta, dovuto in gran parte all'azione degli esseri umani. Il cambiamento climatico coinvolge tutti i paesi del mondo, producendo un impatto negativo sull'economia, la vita delle persone e di tutti gli esseri viventi. In futuro si prevedono conseguenze peggiori se non prendiamo in fretta dei provvedimenti. Attualmente abbiamo a portata di mano alcune soluzioni concrete. Vuoi conoscerle? Te le mostriamo nel nostro video su Il cambiamento climatico. Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare. Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti.